Ben ritrovati di nuovo su ReviewU. Vado a effettuare un'altra recensione a tema campeggio trekking. Diciamo che mi sto attrezzando per andare a fare escursionismo e quindi voglio portarmi con me qualcosa che mi permetta di cucinare o comunque di mangiare qualcosa di caldo, però sempre nei limiti della leggerezza, quindi non portandomi dietro cose pesanti, eccetera. Se avete visto le altre recensioni che ho effettuato finora, ho cercato di puntare sempre su qualcosa in titanio perché fosse leggero anche sul fornellino e sulle posate. E devo dire che tra tutte le pentole che ho cercato, diciamo, su Amazon, ho trovato questa proprio di Amazon Basics, venduta da Amazon, che fa al caso mio. E devo dire che anche dalla recensione che ho letto e dalla pagina del produttore, è un prodotto che secondo me è molto valido. Allora, andiamo a vederlo insieme. Arriva all'interno della scatola con tutte le plastiche, ma sono già andato a toglierle. Libretto di istruzioni in varie lingue, tra cui italiano. Adesso andiamo ad aprire comunque la confezione. Comoda questa tela comunque, diciamo, custodia e bucherellata che vi permette di riporre tutto il vostro pentolame e di comunque far passare l'aria, quindi permettere di asciugare le vostre pentole. Vado a tirare fuori a voi. Ok, allora ricomponiamolo. Come vedete, questo è le dimensioni effettive. Adesso io ho lasciato questa perché sinceramente quando si va a riporre la pentola su questa sotto potrebbe poi graffiarsi, quindi io la terrò comunque questa parte. Se voi volete farlo non lo so, però è un consiglio. Senza questo ovviamente recupero un po' di altezza, quindi è meno alta, meno spessa. Andiamo a vedere insieme le misure. Abbiamo 8 cm circa, è una larghezza che è poi quella là della pentola sottostante di 16 cm. Il peso che è molto importante, si deve stare leggeri, dicevo prima. Qua siamo veramente leggeri, infatti abbiamo un peso di... Accendiamo la bilancia, 410, però attenzione perché non è finito qua. All'interno cosa abbiamo? Abbiamo sì la pentola, di tutto la padellina che vi permette di cuocere una bistecca, un ovetto o comunque far rosolare un sugo. Come vedete c'ha i manici, questi antiscottatura in plastica dura. Quindi padellino, poi abbiamo qua il coperchietto che va bene per la pentola, quindi qua ci potete far bollire un risotto, acqua. Abbiamo poi, infatti, non stavo dicendo che non finiva lì, perché appunto abbiamo in questi 400 grammi e passa, abbiamo anche questo cucchiaio, diciamo, di legno per andare a girare. Questa spugnetta naturale per andare a sciacquare poi le pentole. Abbiamo poi questo mestolo che, come vedete, si apre così e poi si chiude premendo qua e andando a girare. Quindi anche molto compatto e serve per, non so, mettere la minestra comunque nelle scodelline, perché queste qua sono scodelline pensate appunto per mangiarci dentro. BPA free, quindi plastica non tossica, e questa è appunto la pentola anche qui, con le maniglie che vi servono per non scottarvi, e è veramente utile. Vi faccio vedere un attimo il materiale, così potete anche senza... allora, senza dover appunto stare lì a guardare attentamente, vi dico già, io vi facilito con questa recensione l'acquisto. Allora, si tratta di alluminio ad anodizzazione dura, quindi robusto, resiste al calore e teoricamente non l'ho ancora provata, però dovrebbe appunto svolgere la funzione di non far appiccicare il cibo.
Quello che viene consigliato ovviamente è di non lavarle con un panno con una spugna aggressiva, ma di sciacquarle, diciamo, con una spugnetta delicata. Coperchio poi anche molto utile perché facilita la cottura. E come vi dicevo, appunto, il cucchiaio di legno e le ciotoline e il mestolino di plastica senza BPA. Allora, un'altra cosa che vi volevo far vedere, appunto, è nello specifico l'altezza magari delle singole padelle, la singola pentola. Allora abbiamo qua un 15 cm e un'altezza di 7, mentre qua è molto bassa, quindi abbiamo un 3 cm e un 15 cm, così vi potete anche voi regolare. Una volta finito si richiude e si ripone via facilmente. Potete anche inserire qua, che ne so, un po' di riso, sale per risparmiare spazio, e rimettete tutto qua. Una cosa che vi volevo far vedere è che, per esempio, con questo supporto per pentole, per il fornellino, diciamo, a gas della Camping Gas, tra l'altro ho fatto una recensione, andatela a vedere, vi lascio magari anche il link in descrizione di Amazon dove l'ho acquistato. Ecco, questo si adatta benissimo con questo tipo di pentole, quindi guardate, ci stanno senza problemi, non sono né grandi né piccole, quindi si adattano alla meraviglia. Lo stesso vale per la pentola. Quindi, secondo me, un kit di pentole basic a un prezzo veramente irrisorio. Lavatele ovviamente bene prima di utilizzarle, perché hanno magari una patina o comunque un residuo di fabbrica, e poi sicuramente faranno il loro dovere. Grazie per l'attenzione. Se avete domande, non esitate a pormele. Link Amazon in descrizione.